discutere con i lavoratori è stato il mio dovere, perché era parte fondamentale del mio incarico per decenni e decenni, dunque non avevo problemi allora, non ho problemi oggi. Dunque non è questo però il tema. Il tema mi pare il merito della protesta, che da un lato ideologicamente nega il Green Pass, dall'altra parte chiede una cosa che paradossalmente è ancora più impegnativa del Green Pass, perché chiedono che il tampone sia assoggettato all'uso di tutti, di chi è lì a lavorare, ma anche di chi entra o di chi è già stato vaccinato e dunque ha il Green Pass. È una cosa in più addirittura. Io resto dell'idea che la cosa migliore sarebbe stata la legge con l'obbligo per vaccinare, un po' più dura, un po' più brusco di quello che sono gli strumenti di adesso. Poi penso che il Green Pass sia uno strumento giusto, utile. Ovviamente ha qualche difficoltà nell'impiego e nella sua applicazione, però arrivare al vaccino e dunque essere sicuri che chi va a lavorare o chi poi entra nel mondo del lavoro per qualsiasi attività di servizio è vaccinato è indispensabile per la salute delle persone, del soggetto che si vaccina e delle persone che con lui entrano in contatto. Credo che la cosa sia facilmente risolvibile, non cancellando il Green Pass, ma definendo con precisione quali sono gli utilizzi che devono essere fatti nei luoghi di lavoro, perché ancora qualche zona d'ombra c'è e su questa zona Certo. d'ombra si scatenano delle riserve e delle contraddizioni, come abbiamo visto.